Scam Italia, serie non plus ultra sull'adolescenza, è adattata e scritta per l'Italia da Ludovico Bessegato. Dal 1 settembre è disponibile su Netflix la quinta stagione, composta da 10 episodi. Per chi non fosse sfortunatamente ancora riuscito a recuperare la serie e le sue 4 stagioni precedenti, ecco un piccolo ripassino. Scam Italia, prodotta da Cross Production, si basa su un format norvegese e racconta le avventure di un gruppo di adolescenti con due modalità particolari. È innanzitutto nata come una serie interattiva con il pubblico, perché in pre-pandemia veniva condivisa nel qui e ora con l'aiuto dei social e di profili fittizi dei protagonisti che condividevano gioie e dolori tra Instagram e Facebook come fossero personaggi reali. Scegliendo poi un solo protagonista per stagione da mettere a fuoco, riusciva ad approfondire un tema caldo in particolare per sviscerarlo al meglio. La quarta stagione, nell'aprile del 2020, si chiudeva con la storia di una delle protagoniste più intense e valide viste finora nella serialità italiana, Sana, la ragazza musulmana interpretata da Beatrice Bruschi. Il suo percorso poetico, difficile e ibrido, a cavallo tra due culture, aveva non solo dato degna conclusione a una serie innovativa e amatissima, ma aveva ribadito la superiorità dell'adattamento di Bessegato alla nostra realtà rispetto a tutte le altre trasposizioni del format fatte negli altri paesi. I personaggi di Scam Italia erano e sono vicini ai ragazzi italiani, li rappresentano senza stereotipi e sovrastrutture, dando loro solida voce. Con queste premesse e qualità, immaginiamo che la decisione di prendersi la responsabilità di allungare Scam e dare vita a una nuova stagione, in tutto e per tutto originale, senza nessuna linea guida dai format di partenza, sia stata ardua e necessitasse di una ragione valida. Per rispettare la caratteristica principale di Scam, c'era bisogno di individuare un protagonista di stagione che avesse qualcosa da dire e che ci fosse un argomento, un tema o un disagio da poter analizzare e approfondire grazie alla sua storia. Ludovico Bessegato, che per la stagione 5 rimane sceneggiatore con Alice Urcioli e showrunner, ma affida la regia a Tiziano Russo, sceglie di raccontare Elia, interpretato da Francesco Centorame, altro componente del gruppo che, come Sana, era sempre stato fino a quel momento un po' sugli spalti a guardare le vite degli altri. Il percorso di Elia in Scam 5 parte da una sorta di battuta d'arresto, una stasi, la bocciatura alla maturità, che lo lascia nelle retrovie. Poi una sorta di malessere che finalmente adesso verrà alla luce. I primi due episodi di Scam 5 vanno visti per quello che sono, ovvero preparatori. Riposizionano i componenti del gruppo, impostano nuovamente i toni, ricordano i rapporti e soprattutto aprono le porte del privato di Elia, la sua famiglia, il suo passato e il suo, ora più che mai, sentirsi non solo un outsider, ma anche sospeso, in stand-by e diverso. Le premesse di Scam 5 sono quelle giuste. La prima cosa che risulta evidente a pochi minuti dall'inizio del primo episodio della quinta stagione è che di Elia non è che ne sapessimo molto. Che gli piacesse Sana lo aveva in effetti dichiarato, ma per il resto la narrazione delle vicende dei vari protagonisti di stagione si era soffermata così poco su di lui, tanto da confermare la necessità di saperne di più. Chi l'ha vissuto o lo sta vivendo ora sa che, soprattutto per la maggior parte dei post-adolescenti italiani, il periodo dopo il liceo è quello in cui si vive un mix esplosivo di ansia di definire chi saremo e una sensazione, giusta potenzialmente, di poter essere chiunque si voglia, che quello insomma è il momento per decidere del resto della nostra vita. Elia, lo capiamo fin dal trailer, sente che questa fase di esistenza gli viene negata, non può viverla e condividerla con i suoi amici e compagni perché lui è ancora nel limbo del liceo. Sappiamo che quello di Elia è uno stato mentale più che un vero impedimento, ma con un facile e piccolo sforzo di immedesimazione è facile capire il suo disagio. Centorame regala al suo personaggio la malinconia e l'apatia giusta. Il ragazzo è un po' assente da sé e il tutto è peggiorato dagli amici a cui deve costantemente ricordare che lui, a differenza di loro, il giorno dopo deve andare a scuola. Che la stagione 5 sembri essere quella della vera maturità lo si può intuire anche da un secondo aspetto del percorso che iniziamo a fare con Elia, quello sull'amore. In quanto a relazioni sentimentali, il nostro neo protagonista è sempre stato un serioso oppure superficiale a seconda di come lo si guardi. It's all or nothing, dicono gli inglesi quando vogliono sottolineare il desiderio di prendere i rapporti d'amore con impegno, senza tira e molla inutili.
come mostra il trailer, il suo atteggiamento selettivo nei confronti delle donne porta Martino, interpretato da Federico Cesari, a chiedersi e chiedergli se non sia gay anche lui. Elia però fa onore alla generazione Z a cui appartiene e che è raccontata così bene dalla penna di Bessegato e alla domanda risponde con la serenità e schiettezza che gli si addice, lasciando intendere che la sua svogliatezza nei confronti di storielle di poco conto sta nel fatto che cerchi altro, qualcuno come Sana, la ragazza più bella e intelligente che conosca. Ma è solo questa la ragione per cui per ben 4 stagioni Elia si è guardato bene dall'instaurare una relazione sentimentale? Un piccolo indizio ci porta a sospettare che ci sia qualcosa di più a bloccarlo. Avremmo forse dovuto immaginare che c'era ancora molto di Elia che non sapevamo. La sinossi della 5ª stagione lascia presagire un segreto, qualcosa della vita del ragazzo di cui nessuno sa nulla, forse neanche gli amici più cari. Capiamo però, grazie ad un breve pranzo tra lui ed il padre, che la ragione per cui Elia si è trasferito a vivere a casa di Filippo non è il solo volersi emancipare dal suo stato forzato di liceale, ma è frutto di un disagio più profondo, sentito come irrisolvibile. Anche in ambito famiglia, quindi, la scrittura di Bessegato mette a segno un altro punto curiosità. Cosa è successo e che cosa succede ad Elia? Quali sono le vere sfide che dovrà affrontare per trovare finalmente la propria strada ed abbandonare almeno un po' di malinconia? Scam 5 sembra starsi preparando ad intraprendere un viaggio di maturazione definitivamente fuori dai confini del liceo. Voi cosa ne pensate? Come sempre, fateci sapere la vostra nei commenti.